Scary time, scary time. Cagarsi addosso is a state of mind. Scary time, scary time. Cagarsi addosso, Benvenuti. Cosa vuol dire spaventarsi? Ah? Cosa vuol dire spaventarsi? Per me è sempre stato uno state of mind. Come anche uno state of mind non spaventarsi. C'è gente che non vuole avere paura, addirittura neanche sul virtuale. Ma noi li mandiamo a fare in culo con tutte e due le dita. Perché invece noi sì, vogliamo spaventarci. Purtroppo, da qualche anno a questa parte, la quest per spaventarsi virtualmente è diventata, se non impossibile, impossibilissima. Ma la nostra perseveranza è grande. E non ci arrendiamo. Come dice una famosa canzone di Devil May Cry, il 4, shall never surrender. Avete presente? They can see we fight until eternity. Come with me, we'll standing fight together. Through our strength we'll make a better day. Tomorrow we shall never surrender. E questa è un po' la mia sensazione quando cerco un altro horror. Ora, quello di oggi è costato 34 euro, che è un buon prezzo, i giochi costano almeno il doppio. Ma sono molto spaventato prima di spaventarmi col gioco, visto che gli horror, diciamo che non sono spesso belli. E neanche raramente, è proprio unica come sensazione spaventarsi ormai. A meno che non hai iniziato oggi Twitch e hai giocato a Medium. Perciò, iniziamo con Madison. È uscito ieri, vediamo come cazzo è. Perciò, sì, invece di perciò. Da
vai, merda, vai. Ok. Molto positivo. Ah, ma mi ha proprio resettato tutto, ma qui? Mi ha resettato tutto. Assurdolo. Non prendetemi in giro perché ho detto assurdo. A volte voi entrate e mi dite buon salve, deficienti. Con chi cazzo dovete parlare allora? Scusatemi. Grande domanda. Poll. Poll di un minuto. Quit o non quit? Me lo chiede o non me lo chiede? Secondo me non me lo chiede. Mi fai sto piccolo poll? Secondo me non lo chiede. Secondo me quitta subito. Lo chiede secondo voi? Secondo me no. Secondo me, secondo te sì, Luca? Piccolo poll? Di un minuto? Te lo chiede, dai, 35 euro. Secondo me no. Lo vedo un po' dal font. Ma ti pare che non lo chiede? La schermata fa capire che lo chiede. A me fa capire che non lo chiede. Sembra serio. Forse lo chiede. Sto ridendo come una scema. Che cazzo ridi? Ne di Sephiroth? Lo fai sto poll, K! Ma che cazzo non ti pago a fare? Ah, l'hai fatto. Non si vede. Vabbè, dai, proviamo. Iniziamo molto bene. Andiamo avanti. Ma c'è tipo sottotitolato? Che cazzo è sono? Così vi piace? Dov'è sottotitoli? Dov'è? Ok. Ok. Let's go. Suggerimenti visivi, zone fotografiche, nemici normali, foto istantanee infinite, salvataggio automatico. Nessun suggerimento visivo, nessuna zona fotografica, nemici più difficili, infinite, foto istantanee, salvataggio automatico. Beh, let's go. Ho fatto difficile, no? Sì. Luco? Grazie all'abbonamento alla Store Coop. Ciao, bello. Prima volta con noi? Divertiti. Se trovi al buio, cerca di illuminare la strada con il flash. Se senti nausea, vertigini o mal di testa, fai una pausa. Che bravi. Che si paraculano. Molti non lo fanno. C'è scritto Luco. Non c'è scritto Luca. No, smettetela. C'è scritto presente Luco punto. C'è scritto. C'è scritto Luco. Sento un che di expertise. Oh merda, chi è?
Oh cazzo! Grazie Just Blue. Oh merda. L'amore nuovo. No, vattene dai. Tuo zio Romeo? Ma possiamo aprirla, no? John Maxwell e Family. È solo una busta? Cazzo. Luca 5, 6, 7. Scatola del sole. Dad. Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. Che bel doppiaggio. Dad, stop. Che bello. You're not making any sense. Merda, è buio al massimo. Che bella che è fatta, che è fatto il lightning. Luca era la donna ed è diventato Luco. Non far ridere. Posso spostare il televisore di là? Wow. Cos'è? Flauto Enza, grazie mille per l'abbonamento, bro. È la handle, no? Che mood. Per la prima volta lo vediamo. You are not my son. You are not my son. È Luco, pazzo di merda. È Luco, è Luco. Che cazzo è? I need to find a way out before Dad notices I'm here. Oh, 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 oh! Eh? Che cazzo è quella roba? Ma che cazzo? Ma da dove è apparso?
Orca. Oh ragazzi, finora grande mood. Oh! Ma che cazzo! Ma si è spostata verso di noi? Chi è Luca? Ah, ecco, Luco. Ti è premuto per usare la macchina? Oh, 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 oh. Scuoti? Che figo. Ah, c'è un cazzo di cappio. Tra gli oggetti messi all'asta c'erano dipinti di, così come alcuni gioielli di oro e diamanti. Non si prende di nota è stata la preziosa macchina fotografica istantanea di Hale, che ha finalmente trovato un nuovo proprietario. Sono passati 60 anni dalla femminiciata di omicidi multipli e nonostante numerose aste per i beni di famiglia, nessuno ha mai acquistato la sua macchina. Per gli spettatori e per quelli che non conoscono la storia, Mason Hale ha ucciso la sua stessa famiglia durante una cerimonia di stregoneria. È stata poi colpita mortalmente allo stomaco da un agente di polizia che l'ha colta sul fatto. E ora le previsioni meteo. Quindi? Piove? Vabbè ragazzi dai, che schifo di gioco. Ma che cazzo si sta aprendo? Ciocco pesce, grazie mille. Oh merda. E che cazzo ne so. No, no, no! No, no, no!
Luco, no, quella era una presente nel suo picnic. Mi sento come a casa di mio zio. Ho paura, bel mood. Nail? Ancora quel cazzo di coso. Oh! Eccolo. No, 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 no! Merda, bravissimo. Ok. Ma se faccio una foto al nonno che fa una foto? Oh, merda! Oh, cazzo! Ma che figo, hai visto? Mi indica. Oh, merda. Dimmi di più, nonno, dimmi di più. Uno, nove, sei, otto? Giusto, no? Non sarà giusto. Lorenzo, grazie mille per l'abbonamento, bro. Qua c'è qualche numero? C'è scritto, mi sa, ma dove? Ah! È quello? 1258. Sembra un 2 quello, no? O un 4? Eh no. Oh, ce ne sono altri. 28 2801. Proviamo 2801. Che figo. No. Uno, due, tre, quattro? Dai, proviamolo. No, no, non è uno, due, tre, quattro. Sono altri? Oh, cos'è?
5670. 5670. Dai cazzo. 8571. Ma cazzo è? 2801 l'abbiamo fatto. E questo? La 5670 l'abbiamo fatto. Eh? Meno uno? Oh merda! Ma Marco, non sono quelli i numeri. l'ho capito adesso. Dov'è il vero numero, papà? Foto alla porta? Serial killer. Là c'è scritto 1987. Che era lo stesso di qua, se non sbaglio. No, no. 1987. C'è 1987 sul muro, eh sì. Però niente. Forse 1986? 1968 come nella foto, l'ho fatto. Uno 986, visto che era meno 1, può essere? No. Grazie Munna, grazie mille per l'abbonamento. C'è 3666 in ciso soffitto vicino alla sedia. Dove? Oh. What has Dad been doing here? What should I do? What? Satanist woman killed her own family during a witchcraft ceremony. Mason Hale dumped her victim bodies inside a well in her basement. The killer was fatally shot in the stomach after her arrest. Mason agonized a few hours before she died. Cazzo è sta roba? Oh, wow, 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 wow.
Oh! C'ho dei simboli. Anche se lo rifaccio. Spero lo dovrai udire per favore, fai attenzione, ricorda quello di cui abbiamo parlato, devi chiamare il prima possibile, perché Thomas, so che i nastri sono vecchi, ma ha ancora difficoltà con il computer. Ci sono tre nastri. Nettuno, Marte e Luna. Ciao Marco, una cosa non c'entra un cazzo, però è più forma simile a quello che facciamo oggi, sarebbe molto divertente. Non saprei, non penso. Oh, J. C'è il simbolo di quello. Randy? Luca. My book. So Dad's the one who took it away from me. È la nostra casaforte questo? Sister Leg. Sister Leg. Mom's arm, that's it. Ma che cazzo? Gamba della sorella, braccia la mamma e testa del padre. Va bene, tutto bello, ma quale cazzo è il codice di quella... No! Il tuo moderno, technical. Che bello fatto tutto, cazzo, bro. Science and Space. Oh, qua c'è il cassette player. Fuck. I think Grandpa had a generator in the basement. Non voglio andare nel basement. Non voglio andare nel basement. Ah, sono sicuro, faccio una foto, sono loro che fanno l'amore. Molto Visage, stessi produttori? Per me per ora è meglio di Visage. Il cesso. Qua c'è il basement. Ok. Sono tre specifici. Ah, è a prova. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 3. Un petto. Ah? Un petto. Cos'è? Buonissimo. Ma qualcosa di salato non l'hai preso? No. Grazie. Ciao ragazzi, andiamo ancora. Ce l'ho fatta?
Non voglio andarci qua. E vai. Cos'è? Oh, Jupiter e Mars, come avete detto voi, nice. Comunque se lo schermo non vibra vuol dire che la foto è inutile. Comunque ragazzi, mi piace un... per ora è un bellissimo mood. Per ora i soldi li vale veramente tutti. O sbaglio? Minchia se ci vado dopo là. Eccoci. Un sacco di pillole. No, chi farebbe questo a un uomo? Do not use, neanche per scherzo. Martellone? No. Ok, siamo qua. Scorciatoio. Comunque gli uomini di tempo fa sono la cosa più horror che esiste. Ma quanto è fatto tutto bene, ragazzi? Il momento del primo contatto è già troppo tardi. Quando un demone si attacca ad un umano, diventa una specie di parassita. Si nutre dell'ospite fino a divorare fino all'ultima parte della sua anima. Nella maggior parte dei casi l'obiettivo implacabile del demone è quello di tornare nel mondo dei vivi. Se vuoi rompere quel legame, beh, temo che non sia una cosa semplice. Potrei parlare a lungo di vari rituali e procedure, ma il modo migliore è obbedire. Aiuta il demone a raggiungere ciò che cerca. Solo allora il demone se ne andrà di sua spontanea volontà. Di solito entro nel piano terrestre, grazie non sono tanto attraverso gli oggetti che usano come condotti tra i mondi. Anche se ci si libera di quell'oggetto più tardi, il demone ha creato di contatto il suo bisogno e cammina già tra di noi. Nei primi stadi di possessione, l'umano ospitante tende a ritirare dagli amici e dalla famiglia, diventando aggressivo, persino violento. Come è successo a Hale? Quindi papà pensa che io sia posseduto? Questo è il risultato della battaglia spirituale tra l'ospite e l'entità. Entrambi in lizza per il controllo del corpo mortale. I sintomi che indicano che la possessione sta progredendo sono vertigini, nausea e mal di testa, o merda. Questi ultimi possono essere così intensi da rendere l'ospite incosciente per giorni. Comunque anche il consiglio che prima ci ha dato il gioco durante il caricamento. L'entità oscura manipola il suo ospite con allucinazioni visive e voci nella mente. Distrugge la sanità mentale dell'ospite allo scopo di renderlo malleabile, compiacente. Among Us! Non posso credere che papà? È così che il demone esercita pienamente il suo insidioso controllo. Tutto ascoltato su quanto è figo adesso. Sì, sì, infatti, boh. Pecore. Prima che mi dimentichi, diversi casi di possessione hanno visto anche strani modelli comportamentali negli insetti vicini, scarafaggi in particolare. Il mio consiglio è stare raga dagli insetti. Oh, cazzo! Ma ne abbiamo visti un sacco. Allora, ragazzi, posso dire? Ci deve essere un errore con le foto, con la gamba, col braccio.
arm. I didn't do oh. it. Whoa, 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 whoa. Dad thinks it was me, but I... oh, God. My head. A door. A red door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Ecco Fernando. Ragazzi, ma posso dire che per la prima volta un audio di un gioco horror ha avuto una reazione nel mentre si ascoltava? What? Ma quanto è stato figo! Oh, basta, rumori. Com'è questo orrorino? Finora uno dei mood migliori che abbia mai visto, senza scherzare. Bello, ma poi Visage. Ma che cazzo c'entra? Visage e PT, non c'entra comunque, perché è la casa, no? La casa uguale PT. Ma ancora zero jumpscare, vero? Potrebbe essere la porta della cantina. Ragazzi, una cucina sporca, Resident Evil, sta copiando da Resident Evil. Oh merda, sono tutti da aprire. Niente. Insettino malefico? Bravi, wow, si blocca, no! Si blocca... No, incredibile! Quella è una chiave? Che cazzo è? Una specie di maniglia. Vabbè Marco. Vabbè il cazzo però. Abbiamo giocato veramente a rogne. In più non l'ho mai visto questa cosa. È un gioco horror ragazzi. Il realismo deve essere veramente primo. Oh no. Scusatemi, sono stupido. Sempre Marco, ma se preferisco la Play 1 Style, la dirà mai, vi ho detto questa cosa mentre leggerà. Preferisco Play 1 Style? Io preferisco un gioco che... Ragazzi, ma che cazzo mi fate? Un ipocrita bugiardo, coglioni del cazzo? So quello che dico. Io preferisco la PS1 Style perché... Nessuno sa fare bene le cose realistiche. Cioè il più realistico di tutti cos'è? Possiamo parlare di Resident Evil, ma quello è action. Ecco, c'è troppa gente che elogia sto gioco solo per la grafica. Finora a me è piaciuta tantissimo, però vediamo dove va a parare, perché finora la paura sta un po' là, eh. Che cazzo? Ma dove siamo? Ah, ok. Ok. Sono entrato a caso, ma chi ti incula a quest'ora a giocare per i cazzi tuoi? Ma che intrattenimento è? Boh, sarò io, ma... sei tu, perché c'è un sacco di gente che mi incula. Non so se hai notato... il numerino, che non è per tirarmela, eh. Dico solamente che non c'è tutto attorno a te, deficiente. Scusami. Drogatino.
numerino piccolino, eh. Quanti siamo a guardare sto gioco? Non l'ho visto. 1088. Merda. Non scusarti, mi scuso perché sono impulsivo, però lo è stato anche lui, quindi in realtà era una bugia. Oh! Albert Maxwell, ah sì. Chi è? Dov'è? Ups. È quello che si deve scusare, non tu Marco. Vabbè, ma è entrato adesso. È buono, vedi. Comunque, più altro che cazzo vuole, entra e rompe coglioni. Che palle. Devi aver seguito solamente canali non fanni, bro. Noi siamo fanni qua. Marco, quanto ti piace Otherworld da una cucchiaio di curcuma? Poco, non mi è piaciuto molto. Oh! Sembrava. Aspetta. Ma sto coso si può interagire? No. Ciao Marco, rock and roll! In cantina puoi andare a destra in fondo. Sì, sì, sto solamente un po' osservando. E questo dovrebbe far paura? Ma che cazzo avete, frettolosini di merda? Un attimo. Comunque si dovrebbe far paura. Marco, domani a che ora startate? Penso 21:30 come sempre. Pensa che pazzo se fosse vero. Come va la relazione con te, Drumbox? Perfetto. Sì, oggi un po' tutti rompipalle. Ma anche tu una volta c'è un bel cazzo. Dove? Qua? Non posso spostare l'orologio, questo orologio qua? Quanto ti buttano fuori di casa? Mai? Perché stiamo un attimo attenti, mi sto distraendo a leggere. L'orologino piccolino? Quindi noi abbiamo scatola. Qua ancora niente, vero? Cosa che apre? Prova a entrare nella porta l'orologio quando ha quell'ora. Non ci sta non ci sta tantissimo. Ah no. Mi sa che eh no, quella delle ore è alle 9.
Sto per dirlo alla mia mamma che mi ha chiamato deficiente, cazzo. No, prossimamente tu, Marco, non guarderesti mai te stesso in questo momento. Se fossi uno di noi ti scassassi il cazzo, dai. Tanto non fare il fio che non te la prendi. È da deficienti entrare a rompere le palle. Inutile che dici. Inutile che la metti sul difensivo. In più. Non significa niente. Se un creator non si guarderebbe, allora non dovrebbe farlo. A me piace un sacco l'horror e ci gioco. E tutta la gente che sta qua. Boh. Che cazzo di discorso è? Cioè, che cazzo di discorso è? Ah, serve un orologino da mettere. Posso toglierlo? Ma c'è una porta con un triangolo come la chiave nel corridoio di prima. Ma non stavo urlando, mi stava così simpatico. Vabbè, si vedeva. Vabbè, non la vado. Ma per caso questo? Ah! Sì, parli di questo, ok. Nice. Perché sono due. Ce ne vuole un'altra sotto. Posso prendere questo? Non penso, vero? Ce ne vogliono due. Qui ancora nulla, penso si dovrà fare alla fine. Le candele accese in casa sono pericolose, potrebbe essere pericolo di incendio, prova a spegnerle, certo. Non si può. Io dei messaggi non capisco, i toni, che palle, abbasso i messaggini. Io li odio per lo stesso motivo. Ma anche perché spesso non capiscono i miei. Forse la cosa che odio di più. Ah, come stai? Un po' giusti i giorni. Vorrei farmi una vacanzina. Vorrei viaggiare. No. Ma io ho un'altra cassetta. Ecco, questa è una minchiata, cioè in un gioco dove comunque accade anche che a volte le porte si scriptano e si aprono, a caso non puoi mettere che non esiste un suono di una porta che si apre. Anche perché l'hanno messo un sacco. Marco, vieni a brigata, brigata, ti ospitiamo. Oh, ok. Ma forse posso prendere quell'orologino che c'era sul divano? Qui non c'è davvero niente. Qua sono entrato. No, mi legge. Sono entrato a rompere il cazzo solo per capire cosa ci sia interessante nel guardarlo. È interessante confrontarsi. Bro, ma vedi che io ti rispondo a volte anche a tono, proprio perché anch'io sono dell'idea che è interessante confrontarsi. Però entri, rompi le palle, capisci che ovviamente sia da me né della chat ottieni piccoli insultini. Però tranquillo, io non sono solito a guardare horror, ma principalmente perché mi piace giocarli, e non guardo live. In generale io non guardo live, le faccio e basta, perciò per quanto tu possa reputare un intrattenente qualcosa, non vuol dire che gli altri devono fare lo stesso. È proprio la classica frase, ci sono tanti canali per questo. Ma sta roba qua si può togliere? Comunque tranquillo.
C'è qualcosa di piccolo che ci sta sfuggendo. Gli Empire Horror di Marcus sono ovviamente un'istituzione, se non ti piace il mood Damen. Già. Impiego veramente tanto tempo a guardare ogni minchiata. Comunque mi sa che mi è sfuggito qualcosa a proposito di guardare ogni minchiata. Non è che guardo Yor, ma All Alive nel secondo monitor per compagnia mentre gioco a Red Dead Redemption 2, strano. Però sì, molti lo fanno. Dai Marco, 9127. Marco metti... Ragazzi, ma che cazzo mi... Aspetta. 9127 perché c'è scritto là. Avrei dovuto capirlo. Minchia se il tizio che è entrato prima ha ragione sul mio conto. Spero sia sbagliato. Era 9 1 2 7. Oh oh. Sbagliato. Facciamo pace, Marco, tutti gli altri in chat, io bene. Adesso ti lascio questa maiutissima nave di merda insessata. Ma sto tizio, ma perché ti comporti così? Dai, quale video di quelli che t'ho fatto, che ho fatto t'ha dato fastidio? Perché alla fine è sempre quello. Ho un post, quello sulla Sicilia, ho detto che i Pokémon sono per bambini, che ho fatto? È sempre quello. 9-1 più... Ah, vero, meno 1. Meno 1. Sbagliato. Sono scemo? Niente, non ci siamo. Un'altra ora lascio un ex obeso e guardo ogni angolo. Che palle la gente a volte. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. E quindi non deve piacere a nessuno. Insensato. A me non piacciono le cose. Lo capisco comunque. Un coglione, ma lo capisco. Ancora, no, te lo giuro, i tuoi video che fai mi fa sborrare, anche TikTokati, l'ho amato. Ma mi ha ricordato molto l'umorismo unico e indecifrabile che abbiamo solo io e mio fratello. Era solo curioso di sta live. Tranquillo, bro. Tranquillo. Più che altro inizio a innervosirmi perché non trovo un cazzo. Dove siamo stati? Cantina, ti prego. Non c'è. C'è qualcosa che mi sfugge. Ciao, tu sei il famoso Danny Twitch, sono io. Ma lo stesso, sì. Un doblone alimentare che ha un simbolo simile a quello dell'orologio a cucù. Vero, però non lo posso mettere.
5. Ciao Marco, sono Victor, che live di merda noiosa, vi sono tutti i miei follower in chat, viva la Marvel. Mi sembra di spostare Ancetti sulla porta. Oh, eh? Come è successo? Ragazzi, com'è successo? Come ho fatto? Come cazzo? No, come ho fatto? Come ho fatto? Oh! Come cazzo fa? Come si fa? Gira la monetina con i pianeti. What? Non penso. Non penso. È cambiato da solo? Sì, sì, prima è cambiato da solo. No, ragazzi, sta cosa è fissima. Come cazzo si fa? Quando la 7 secondi va sulle 12 cambia. Allora veramente si sta spostando. Merda. Ma allora dobbiamo... Aspettiamo? Aspettiamo un sacco di ore? Però è impossibile, perché prima ha cambiato di tantissimo. Cioè non è possibile che prima era qua. Si è fatto tutto sto giro, non penso. No ragazzi, c'è un trucco, dobbiamo capirlo. Cioè adesso è entrato ora come sto gioco. Prova a scendere giù. No, no, prima... Se devo fare così? Che cazzo è possibile? Prima è cambiato un bel po'. Madonna, 24 ore? Quanto di giorno rovina un po' l'atmosfera. Forse devi girare la moneta solare come fosse un pianeta. Ora cambia, se immagini. Penso proprio. È sicuro che dobbiamo far arrivare la roba così. È sicuro. Marco, una citazione di Oddworld. Poi si sarà solamente buggato. Ciao Anto. No, no, dobbiamo capire il trucco. Marco, ti prego, entra nella fessura in cantina. Mi sa che non si può andare. Mi sa che ci ho provato e non si può andare. Anche perché era la red door. Dov'è quella red door? Oh, si può andare. No, pensavo non si potesse andare, sono stupido, scusatemi. La red door. Oh no, c'ho gli insettini là. Potina? Oh! Oh no! Oh merda, qua dove è accaduto il fattaccio? Sta piacendo molto. Merda! What? What is this place? This is impossible. What's
Li conosciamo. Sì. Era... ce n'è uno dall'altra parte, immagino. Lo è. Eccolo qua, il terzo. Vado a fare la foto. Marco, la subprime non va dai pad, perché? Boh, perché boh. Fai la foto, pozzo. C'è l'inventario, no? Mi sa che quell'inventario è solamente per farti capire che hai come risorsa tante foto. Capito. Vabbè, è anche figo tornare a fare la fotina. Devo guardare la foto, mi sa di no. Qui da sopra è forchettina, maschietto, luna. Forchettina, maschietto, luna. No. Forchettina, demonio, non forchetta, forchettina. Forchettina, maschietto, luna. Qua c'è qualcosa? No. Bravi. Mi immagino che questo sia maschietto. Yeah. Luna. Yeah. E forchettina. Wow, 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 wow! Merda. Ma veramente? Ma con i suoi simboli rari dei pianeti. Immaginavo. L'ha detto anche Resident Evil questa cosa, sta copiando Resident Evil, ragazzi. Oh merda, ma qua è il primo episodio di Terminal List. È la cosa più horror che abbia mai visto. Che cazzo devo fare? Non c'è un vero cazzo qua. Merda, Luca. Merda. Mi devo emozionare. Marco, la domanda che mi pongo dall'acquisto di Medano. Hai la patente? Così a caso, no. Uso sempre taxi e ho un driver sempre con me.
Bertara non sembra starci un cazzo. Oh! This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. E siamo già a due scatolini. Oh! Questo. Comunque la sensazione di buio di sto gioco è pazzesca. No, 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 no! Collezionabili rossi, cioè? Ma che cazzo? Che cazzo è un collezionabile rosso? Ho beccato una cosa a caso? È identico al posto dove va a fumare la droga. Oh! Basta lo stilazzo i numeri, eh? Hello? Oh! C'è la lucina. Oh merda, oh merda! Merda! No, 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 no. No, 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 no! Say cheese. 2/17/1987, 5:27 AM. I am now entering Madison Hill's basement. 1987? I can see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further. Dai, agente. Non ha una torcia? Oh, 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 oh. Ma sono giganteschi. Bel piedino. I gotta
Eccolo qua. Sola. Madison, is that you? Oh. Please show yourself. Whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa. Stand back. Put your hands up where I can see them. Don't come any closer. Step back. È la gente che ha sparato a Madison, lei. Oh, merda! This cannot be real. So this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of... Eh? That woman, is it possible that she's still alive? Che non c'è niente. Oh. Grazie Gianco Jingle. Quindi apro un numero nelle porte come classico, no? Al soffitto la foto, ci ho provato. Il fatto è che di solito nel gioco ogni volta che c'è una foto importante da fare tutto vibra.
Però sicuramente qualcosa devo farlo. Oh merda! Merda. Certo, chiuso. Oh! No! Abbiamo liberato il figlio di puttana? Eccoci qua. Cioè, ma vuoi vedere che veramente va col tempo sta roba? Eccolo. One nation, one station. This is huge. Ma come tu? Non ce la faccio più con sti numeri, eh? Oh, mamma e papà. Oh. Ed è solo un numero, puoi aggiungere o sottrarre, ma alla fine della giornata, quando arriva il momento, muori comunque. Adens of Tract, questo è il cazzo di... E questo chi è? Sì. Oh. Giovinna Maxwell? 56 anni, cazzo. Dobbiamo tornare giù a posare qualcosa. La cassaforte era qui. Io posso usare le due scatole, che secondo me saranno finali, e la cassetta numero 1. Il resto potrebbe essere sempre utile. Sentivo il palese. Per niente.
Ma proprio per niente. Il fatto è che siccome c'è una casa sembra Resident Evil, vero, però come gameplay è tutta un'altra storia. Ma veramente tutt'altra storia. Ok. Comunque l'età era 56, ricordiamoci questo numero. Ah, però quadrato, quello è romboide. Oh! Ci sono altri quadri? Ma questo? Una chiave. Chiave col cuoricino. Che cos'è? Ah, col cuoricino sarà la loro stanza a letto. Let's go. E finalmente entriamo là. Minchia, però siamo a 1200, alle 2:30, eh. Beh, il gioco è carino. Non c'è Dario. Dai. Oh, oh, Officer, the 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. The 43 police officer. The 43 police officer. The 43. Di cosa sarà? Chiave a cuore, presente di questo. Altre porte chiuse che abbiamo incontrato, quali? Ah, quella forse? No. Io sono un uomo, ti seguo da un botto di YouTube, sei il meglio. Oz Ghost, è un bellissimo messaggio da mandare all'inizio, grazie mille bro. Un bacino. Presente Devotion questo. Assomiglia molto più a Devotion, sì. Anche se mi dispiace, quella roba non si batte, è proprio bello. Di che cazzo è sta chiave, oh? Non è di niente, non c'è nient'altro. La porta della foto degli sposi, non me la fa usare. Ma... Ah, che scemo che sono, perché pensavo che la foto degli sposi fosse la stessa dell'orologio. Hai ragione. Ma perché sei così cuccioloso in live? Da solo e con Daniele sono un pezzo di merda fumante, K. Non... con chi parli? Ma questa è Madison, no? What a mess. Ma era messo meglio un attimo. The entrance key should be somewhere. The entrance key vuole scappare? Che sta male sta tizia. Merda.
Ok, let's go. Dicono che avere un diario faccia bene al cervello. Bene, vediamo come andrà per me allora. Oggi siamo andati a un mercatino vicino al centro. Ho trovato un libro di ricette molto buone. Anche Johnny è tornato felice con un libro. Ne ero molto entusiasta. È stata davvero una bella giornata. Mi sono svegliato nel cuore della notte di nuovo. Giuro, c'era qualcuno che mi fissava in un angolo della stanza. Oggi ho trovato tutti i miei gioielli sparsi per la stanza. La mia fede nuziale dentro il lavandino della cucina. Ho chiesto a Johnny cosa stesse cercando, ma lui giura di non aver toccato nulla. Abbiamo dovuto portare Johnny nel nostro letto ancora una volta. Il libro che gli abbiamo comprato gli causa solo incubi. Dobbiamo ammettere che però fa un po' paura. Johnny solo siamo noi? Tutti i miei gioielli sono di nuovo fuori posto. Non riesco a trovare la mia fede. È stato il regalo più carino di Albert mi abbia mai fatto. Ma oggi Johnny non era in casa. A volte mi sento come ci fosse qualcuno in casa che osserva ogni mio passo. Albert mi dice di non preoccuparmi. Potrebbe pensare che sto cominciando a impazzire. Che sollievo, ho trovato l'anello nella stanza di John. Onestamente non so cosa pensare. Oh, stanotte non sono riuscito a dormire. Non riuscivo a togliermi dalla testa quella stupida storia del mostro senza occhi. Non so perché gli abbiano comprato quel libro di merda. Non ho scritto per molto tempo. Non è vero, anche la prima volta non è scritto per 6 giorni. Vero, è passato un mese, giusto, ha ragione, va bene, sono un rompicoglioni testa di cazzo. In queste settimane sono passato da un medico all'altro, c'è qualcosa che non vale i miei occhi, non sanno cosa gli sta succedendo, la mia vista diventa ogni giorno più sfocata e mi fanno molto male. Dio, i medici dicono che ho perso più del 40% della mia vista in queste ultime settimane, trovo difficile leggere, scrivere, guardare la TV, anche pensare ad altre cose, le mie pupille si stanno quasi cancellando dai miei occhi, oh no, cataratta? Sono stanca delle medicine, niente sembra aiutarmi, non sopporto più il dolore. Perché mi sta succedendo questo? È estremamente difficile per me muovermi in casa con gli occhi così. Non sopporto più il dolore, Dio mi aiuti per favore. Ho molta paura, so che c'è qualcuno in casa ma nessuno mi crede. So che è vero, anche se non lo vedo, sento la presenza. C'è qualcuno che vive tra di noi. So che c'è qualcuno in casa, ho sentito rumori per tutta la notte. Giurerei di aver sentito qualcuno respirare mentre cercavo di prendere un bicchiere d'acqua. Ho perso più del 80% la mia vista. I medici dicono che non vedono più alcuna soluzione, non voglio più stare solo in casa, non sono al sicuro qui. Il mio anello è di nuovo fuori posto, ma non importa, nessuno sarà in grado di trovarlo ora, l'ho appena nascosto sotto. Comunque che bello che piano piano la vista, che piano piano le scritture peggiorano, guarda qua. Già qua è un pochino merdosa, è qua tantissimo. Figo. Va bene. Quindi sotto qualcosa è sto coso, no? Quale. Prenditi a contatto. Ah, quindi questa non è lei posseduta, è lei senza pupille. Mostro? Mostro cosa. What are these things? Vabbè, non spaventarti di tutto, Johnny. Diagnosi cataratta, esatto. Tipo, oh, la mia cagnolina ha la cataratta, ragazzi. Mi dispiace tantissimo perché anche lei non vedo un cazzo. Però le do tante carezze. Tipo di cataratte. Entrambi i bulbi oculari stanno diventando completamente bianchi. La paziente perde la vista prossimamente in brevi periodi di tempo. Danno oculare percentuale. Occhio destro 95, occhio sinistro 87. Merda. Non possiamo definire né assicurazione né assicurare ciò che sta accadendo agli occhi della paziente. La preghiamo di continuare con le medicine come ha fatto finora mentre troviamo un trattamento adeguato. Prossima visita, 6 luglio 1972. Oh no, Madison, Madison! Merda! Oh, non so perché questa mi ha dato l'impressione che dovevo fotografarla. Eh? È l'armadio? Scusa. Guarda. Ma che cazzo? Oh, c'è qualcosa qua dietro. Slida sto coso.
Spingilo. Come si spinge? Da dove si spinge? Forse il trono che si attiva da una parte? Ah. Se non ho la minima idea. Ah no, aspetta. Questa qua. Giusto, no? E questo dove cazzo è? Se me ne manca uno già. Sarà qua dentro? Questo ce l'abbiamo aperto. Why would he keep all this? Perché la cataratta, idiota. Ah. Non abbiamo nient'altro, vero? Dobbiamo ancora fare qualcosa con la roba sopra. Ma il padre è ancora sbraitato dalla porta d'inizio? Probably. Dov'è la Madonna? Dov'è la Madonna? Oh no, è aperta la porta. Prendila. Prendila. Ma dimmi tu se... Oh! Prendi quella cazzo di... Prendi... Mannaggia Dio! Andiamo ad ascoltarla sabato. Che è sto rumore? Mi sono perso qualcosa di orribile? Sul corpo, la mente e l'anima. Tuttavia, questo spesso non è abbastanza per l'entità, ha fame di qualcos'altro. Le cose peggiorano molto per l'ospitante. In questi casi la possessione è solo... Cioè, abbiamo in mano la cassetta che stiamo ascoltando, non ha senso, e si sta pure muovendo. Questo è in sospeso. Le vittime di queste posizioni malvagie sono sottoposte a una specie di strappo. Un trasporto astrale in mancanza di una parola migliore. Mario è il terzo blunt. Arriviamo a 6. Questi esseri malvagi costringono l'ospite a vivere momenti che non dovrebbero essere possibili in un luogo e in un tempo diverso. Forse anche in un'altra dimensione. È una follia. Non è chiaro se questi trasporti avvengono all'interno della mente o se l'ospite viene fisicamente portato in qualche realtà alternativa.
È figo che... Vabbè, dai. Prendiamo la cassetta che avevamo in mano. È figo che... dare una plausibilità alle cose che si vedono. Cioè, secondo me è un gioco horror un po' sta roba qua, deve farlo. Questo ancora non sappiamo cosa farne. Ok. Intendi sfondare la quarta barra ogni tanto? No. Nel senso che... comunque stiamo giocando un gioco che non è possibile, no? È sempre fantasia. Il fatto che si cerchi di dare una spiegazione scientifica, o comunque questo vecchio che ne parla, noi che reagiamo in maniera più vera possibile, intendo noi protagonista, rende la cosa molto più plausibile, quindi dovrebbe dar supporto al... ecco. C'è tua mamma, coglione. Che ne pensi? Sarebbe bello che adesso, mentre non guardo, si alza, levita e mi si spacca in testa e muoio. Zitto, per l'amor di Dio, zitto! Ciao Poyoi. Niente. Siamo io e papà? O io e nonno? Oh, la Madonna si è andata di nuovo. Ah, qua è dove si esce. Siamo all'inizio della casetta. Sì. Non si sa mai. E qua dove siamo? VHS. Ho un brutto ricordo nel VHS. Ah, noi abbiamo le diapositive che possiamo mettere qua. Yeah. Non era fatta di luce? Nonno che vibe un po' nel prato. Ah, ok. Papà che fa cose strane. No, ora li togli dal cazzo. Togliti, com'è possibile che sei qua? Togliti. Via. Togliti. Merda. Il terzo, ragazzi, il terzo. Oh. Ok, quindi quelli blu a destra. Ok, penso di esserci. Fighissimo. Poverino. Elizabeth Maxwell. Beh, ci siamo. Possiamo farlo di nuovo? Non penso, però l'ho abbastanza memorizzato.
Yeah. All right. Bel giochino sembra. Sì. Sta cosa degli orologi. Là c'è un altro quadro. Senza dire sono. Pasqua Maxwell. Pasquale è il nonno di nonno? Cioè il papà di nonno? La odio sta cosa, vaffanculo. Non ne ho idea! If you need a combination, you know where to find it. Oh, gli orologioni. L'orologio di nonno segnava 9, 12. Era quindi... giusto? Era 9, 12 e qualcosa di secondi lì. Nove, 12 e 7. Forse qua? Oh. The rune cards, the tarot card. Vabbè, dai. Oh. No. Proviamo 9, 12, 7 qua. Ah, pensate che 9, 1. 9, 1, 2, 7. Proviamolo. 9, 1. 2 7 no, proviamo al contrario. 9 1 2 7 no, forse qua. Quindi ma che cazzo faccio? 9 1 2 7 niente, contrario. No. 9 1 2 7. No, è possibile comunque che sia 12 e non 9. Sì, 9, 12 e 7. Quindi 9, 12, 7, no, al contrario, 9, 12, 7, peccato cazzo. No! È 11 e 12. Quanti orari? Sì, l'ho fatto tutti quanti. Sta madonna. Oh, wow, 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 wow. Perché dovrebbe essere 2? Ma che fai, madonna?
Che però non è neanche sul 2 la quella dei secondi, è fra l'1 e il 2. Insomma, mi azione riguarda i numeri che ottieni dalla soffitta. Beh, non avrebbe fatto vedere gli orologi quel blocco note, no? 1 e mezzo, 9, 1, 2, 8. 8 secondi. 9128 è molto intelligente, sì. Facciamolo. Infatti, perché era 7? Perché pensavamo 7? Io, boh. E là. Proviamo la prima con questo. Quindi 9, 1, 2, 8, 9, 1, 2, che già l'avevamo fatto comunque, 8 no. 1 2 così devo. Eh no, se non funziona così non può funzionare anche l'altro modulo che l'abbiamo già fatto. Marco, non farò stupidine, ragiona. Diciotto, ma non ha senso. Nel senso orario, poi farlo dire al contrario. 9, 12, 8. 9, 12, 8. Oh, ma ha fatto il rumore. 9, 12, 8. No. 9, 12, 9, 12, 8, non va. Smetti di cambiare il senso di fare il giro completo, non funzionano così le. Non funzionano così le casseforti. Due a destra, poi conti fino a 9 verso sinistra, poi. Dici? Fare combinazione con le lancette e scusa caps. Forse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sai che ha ragione, funziona così questa volta in effetti, e beh. Allora, prendiamo questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dai, cosa non sto capendo? Prima verso sinistra. Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ti prego, 7, ti prego, 8. No!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, e no! Io lo devi mettere il numero e tornare a 0 ogni volta, no. Marco ascolta Purple Rain. Che scrive Purple Rain? Proviamo i pianeti, magari non abbiamo ancora l'ottimezza di risolvere. Sì, infatti andiamoci. Sti orologi del cazzo. I pianeti erano nella stanza di nonno e nonna. Adesso ci sarà un piccolo mostro ad aspettarci. Allora, se non ricordo male, no, yeah. Martellone. Ecco l'ultimo quadro, ragazzi. No. Oh! So Grandpa tried to contact Grandma. This thing? Is that blood? Sì. Scriptino mostro appena usciamo? Eccola. No, ora di apri. Dove sei? Merda, non riesci proprio a fotografarlo. No. Cazzo, è alta stura, sì. Va bene, frollo. Yeah. Dobbiamo metterli in un determinato modo. Il quadro sulla testa del letto. Il quadro sulla testa del letto non penso si possa mettere. Già. Vediamo che diceva qua.
L'età è solo un numero per giungere a sottrarre, ma alla fine della giornata, quando arriva il momento, muori comunque. Ma faccio simpatiche addizioni. Che palle! Quante te cazzo di dobbiamo arrivare a 43? Oh! 70 più 13, 21, 21. Infatti cosa significa sottrarre, cosa significa addizione? Aggiungere. Oh! Questo fa casino. Zitto, per l'amor di Dio. The floor is breathing. Secondo me vanno messi in un determinato modo. Manco fino a che ora rimarrà in live, vediamo. Come mai qua c'è un punto interrogativo? Io fino ad oggi sto entrando matto, se bisogno ti dico, ma uno sputo alla volta così non ti faccio spoiler. Dimmi solamente, Tom, se è davanti a me la soluzione, se ho tutti gli indizi per farlo. Vorrei solamente capire che vuol dire, cioè come faccio a sottrarre o ad aggiungere. Stefano trattino basso Spanu ha lanciato 200 bits. Grazie. Ciao Marco, sono ubriaco. Come va la live? Bene, è un bel gioco. Mi sta piacendo un sacco. Come paura, però, boh, non lo so. Qualcosa mi dice che il quadrato non va sull'esagono. Tom salva Marco dall'ispirazione di non avanzare un horror. Sì, per favore. Più altro... macchina fotografica, oh! Come cazzo ho fatto a non pensarci, puttana? Ci saranno i simboli. 10. La Madonna! 13. Barrel! La Madonna è la nostra barrel! Chi capisce questa battuta è un bastardo. 38
25. Bisogna. Sarà un incubo. Bravi, bravi. Quindi Paghi dice BOW! 10, 13, 38, 25. Bisogna. Quindi 25. Lui bimbo. Lui questo. E lui qua. Ok, scherzo. Ce l'ho fatta? Sono completamente a caso. 53 meno 10, comincio con quello. Non capisco perché. Non ce la faccio letteralmente più con sto cazzo di rumore, eh. Perché a volte meno e a volte più? Metti in base alla forma dei quadretti, stupido. È stata la prima cosa che abbiamo fatto ed è sbagliata. Allora qua c'è un... Ah, devo sommarli o... Oh, ok. 38 più 5 uguale 43. Il bambino ha 5 anni, no? Yeah. Mm-hmm. Qua c'era 10 se non sbaglio. È lui, no? Meno 13. Dieci, quindi sarà lui. E qui. Rossa, oh merda. Oh, oh, oh. Accendino. There are handprints. Bravo. Bravo. Grazie, Hendrix.
Grazie all'abbonamento. Oh merda. Ah, un segretino. Mamma mia, sono tantissimi, non li prenderemo mai tutti. Ehi, Micciolo, grazie. Lo spegni, lo riaccendi, non ti brucia il dito. L'ha fatto da solo prima. Visto, l'ho fatto da solo. Sono un po' perduto. Questo è l'inizio? Dove siamo? Ah, vuoi vedere che si spegne dipendentemente dalla strada? Ma figo qua. Che figo. Qua ci farei una foto nella vita vera. Crow Cheeks. Tramite la magia, stupido. Chi è Alexis Di Stefano? Minchia, abbiamo preso la foglia mentre cadeva, bravissimi. Ferraro Nicolas, Antonio Cristalane. Chi sarebbero questi i creatori del gioco? Jack Sparrow. Minchia, qua c'è Just Blue, fighissimo. Heather Smith. Ma non era 1997. React GG. Sembra anche che non esiste. St. Jupiter Cathedral. No more smile, please. Nel senso, abbiamo fatto troppe foto. Rompere il cazzo pure da morto non basta la pasta lì. Scotta di cazzo di gioco. This is terrible.
Sì. Oh! Ma dove cazzo siamo? Siamo in una cattedrale. Nella St. Jupiter Cathedral. Sti vandali. È il primo colore che vediamo del gioco, sbaglio. Il blu. Don't worry, be happy. Stop 8. Oh merda. Cambia il tempo dipendentemente da quello che fotografiamo, figo. Quindi la cattedrale sta bene, no? Figo. Che bella che era. Hai cambiato il tempo con le foto, di idiota! Vuol dire che dobbiamo usare degli oggettini? Allora, collo. Faccio un calling delle due scatoline. Posso farlo più di così, vero? No. Hey, Jesus. Io ragazzi finirei qui. Sembra ci sia tanto da fare ancora. Se faccio continuo
46%, perfettamente a metà, bene. Iniziamo dalla cattedrale adesso. Yeah. Ah, prima, ancora prima, ok. Buono. Che dire? Fatto bene. Non ci sono bug di merda che distruggono il mood. Ma non mi ha fatto tanto spaventare. Come dico sempre, la cosa più importante in un horror: possono essere carini gli enigmi. Non so se sono scemo io e misleading il gioco, perché non li ho falliti tutti. Li avete sempre chiuso voi. Ma è più psicologico. Il fatto è che psicologico non deve combattere il fatto che è spaventoso. Molti film psicologici sono molto spaventosi, molti giochi psicologici. Devotion è totale è totalmente psicologico, parla di tutta la psiche del padre, eppure è tutt'altra cosa. Questo gioco è solo enigmi, bro. Beh, comunque abbiamo trovato un prodotto sopra la media, secondo me, qualitativamente parlando. Sapete quello che penso? Che spesso nei videogiochi fatti bene non mettono il chase. Non c'è mai un chasing nei videogiochi fatti bene, perché sembra che non vogliono dar quella libertà né al mostro né a te di addirittura tanto da scappare da lui, da rendere più free la roba. Perché altrimenti cadrebbe tutto, cadrebbe questa specie di mettiamo ogni cosa al suo posto, questa cosa va là, questo va là, non mettiamo molta libertà. Mentre invece serve. Quando abbiamo giocato quel gioco là, dove la password dell'inizio del computer era Lake, e poi bisognava prendere un oggetto che era in cucina, ma nella cucina c'era questa mamma che passeggiava, quello era spaventosissimo. E quello era libero, era, comunque, era così. Quindi questa mamma che un po' gira, secondo me il chase ci vuole. Anche perché l'unico jumpscare è stato la tizia prima della stanza con le croci. Ma quando tu la insegui tantissimo e poi appare, te lo aspetti tantissimo. Non mi sono mosso di un pixel. Perciò buono dal punto di vista qualitativo, non fa paura. Non ancora, non l'ha fatta, chissà dopo. Il mostro è figo, dovrebbero usarlo di più. Forse ora lo spammano, chi lo sa. La roba eterea, che da me è sempre criticata, secondo me in questo gioco viene molto spiegata. Il nonno che parla di questa dimensione dove te ne vai, non è mai troppo strano quello che vedi. Perciò non mi dà così tanto fastidio. Deve spaventare, oh, deve far cagare addosso. Lo so che lo scary time è uno state of mind, però deve farlo. E quel momento chilling dove si fa da Mario. Marco sta iniziando a scherzare cazzo a Mario. Non riesco a capire, Jolly Roger. Adesso Fall Guys. No ragazzi, vado a dormire. Ci vediamo domani sera alle 21:30 da Daniele. Non mancate perché sarà una live divertente. E se lo dico io... Buonanotte, psicologici figli di puttana. Stammi bene, grazie di tutto. E ci vediamo domani sera. Vediamo se c'è qualcuno degno di un ride da Marco Merrino.
Sì, caverna di Platone. Salutatemelo. Ciao belli, buonanotte. A domani. Ciao.